Ospedale Unico, soluzione o speculazione? Diamo il benvenuto al dottor Paolo Pupo, responsabile del settore sanità di Azione. Come mai questa scelta? Guardi, io sono tuttora urologo e solo che ho compiuto 70 anni, gli impegni sono meno, ho più tempo e ho pensato che sarebbe, come dire, inutile continuare a dire che è colpa dei politici senza fare qualcosa. Il modo di fare politica di Carlo Calenda mi piace, mi convince, il fatto di non criticare solamente, ma di fare comunque sempre una proposta costruttiva, fattibile, realizzabile, secondo me è il modo corretto di fare politica ed è per questo che mi trovo qua. Per venire al sodo, perché dite no all'ospedale unico? Allora, bisogna innanzitutto fare chiarezza, perché questo progetto gira dal 2012 più o meno e consiste nel costruire un grosso ospedale nella piana di Taggia e chiudere tutti gli altri ospedali. Questo è il progetto che è sempre stato in ballo, compreso anche quello di Bordighera che hanno deciso di privatizzare, ma non avrebbe senso se... Ora, uno pensa che dato che è dal 2012 qualcosa sia stato fatto, in realtà in regione ne parlano come se fosse cantierato. Sfatiamo questo mito, non è stato fatto nulla, cioè non c'è nemmeno un progetto di massima, non dico un progetto esecutivo, sul quale peraltro dovrebbero essere calcolati i costi, ma neanche un progetto di massima. Si è solo scelta l'area e non si è nemmeno cominciato a espropriare quei 110 proprietari che saranno ad espropriare. Quindi il fatto che non si possa cambiare strada è un qualcosa che cercano di farci credere, ma è totalmente falso. Forse è anche meglio che non abbiano fatto nulla, perché in realtà quello che è successo ed ha sconvolto il mondo, cioè la pandemia, ci ha insegnato che la medicina di urgenza, cioè quella che non si può programmare, deve essere il più vicino possibile al territorio. Voi immaginate cosa sarebbe successo se l'avessero fatto nel 2012 e avessimo avuto solamente l'ospedale di Taggia e nessun altro dei tre. Vi immaginate la coda di autoambulanze allo svincolo di Taggia? Quindi in realtà non è stato malissimo che non l'abbiano fatto. I nuovi insegnamenti dati dalla pandemia sono che in realtà la medicina di urgenza e quella di elezione dovrebbero avere dei percorsi almeno separabili, cioè se non proprio completamente diversi o sede diverse, ma dovrebbero essere separabili, perché la pandemia non ha solo creato 200.000 morti in Italia, ma ha anche bloccato l'attività di elezione, creando una serie di morti che avremo sulla coscienza per 10 anni. Quindi il fatto di fare di nuovo una cosa dove c'è tutto assieme potrebbe non essere la scelta giusta. Quindi qual è la proposta di Azione? Perché pensate a Bussana? La proposta è un po' complessa. Innanzitutto noi pensiamo di conservare i nosocomi esistenti e trasformarli in grandi dipartimenti di urgenza. Per il dipartimento di urgenza non si intende solo il pronto soccorso, quello di accettazione, ma si intende tutto quello che c'è dietro. Per fare un esempio, l'unità coronarica, la rianimazione, cioè tutto quello che serve per una base di ricovero, le malattie infettive, perché cioè, adesso le grandi patologie, i grandi killer sono le malattie infettive da una parte e i tumori dall'altra. Quello che realmente manca è una struttura ad alta tecnologia per l'elezione, cioè manca un posto dove i cittadini della provincia di Imperia possano trovare le prestazioni per cui sono costretti oggi ad andare a Milano, altrove, a Torino, certo. Cioè una piattaforma ad alta tecnologia con 8-10 sale operatorie, una sala di alta cardiologia interventistica, cioè tutto quello che può servire, e questo è una cosa che si può costruire realizzando e deve essere integrato con i dipartimenti di urgenza in una maniera trasversale, e con la telematica adesso è facilissimo, quindi si fa una specie di ospedale diffuso, prendendo il paragone
con gli alberghi diffusi, invece si fa un ospedale diffuso invece che un ospedale monocentrico. Una struttura di questo genere può essere realizzata dovunque, però Bussana è un ospedale, ha tutte, diciamo, le autorizzazioni per essere un ospedale, è già della ASL, quindi tutti i problemi degli espropri finiscono, è occupato solo da uffici di amministrativi che possono essere spostati domani mattina e ha tutto lo spazio sufficiente per fare una struttura del genere. È facilmente raggiungibile, perlomeno come taggia, e quindi un anno di progettazione, 4 anni di realizzazione, in 5 anni avremo risolto. Avremo anche i tempi. Di tutti questi argomenti voi parlerete il 30 giugno a Imperia. Vogliamo ricordare questo appuntamento in chiusura? Sì, giovedì 30 alla biblioteca Lagorio cercheremo di spiegare ai cittadini di Imperia questa proposta e gli chiederemo anche di firmare una petizione online per chiedere alla Regione di prenderla almeno in considerazione. Grazie professor Pupo di essere stato con noi, grazie a voi per l'attenzione, appuntamento alla prossima.